E bentornati sul mio canale. In questo video voglio aprire con voi il pacco che mi è arrivato appena da poco da MyProtein. Ricordatevi che ho appena pubblicato su Instagram la comunicazione del prossimo Q&A, quindi commentate sotto la mia ultima foto, ve la faccio vedere qui, e lasciatemi tutte le domande che volete, curiosità, dubbi, domande su integrazione, sport e quant'altro. E ora apriamo il pacco. Allora, prima di tutto ho voluto provare questo tè qui al gusto honey e vanilla. Non vedo l'ora appunto di provarlo perché sono amante dei tè aromatizzati. Di solito compro i Temptation Ice Tea, mi pare che sia la marca, e al gusto caramello, al gusto macarons, al gusto cioccolato. E quindi ho visto che MyProtein ha lanciato questa nuova linea di tè e ho voluto provare al honey vanilla. Sentiamo l'odore. Buonissimo. Ce ne sono 25 bustine. Domani mattina lo provo e ve lo dico subito com'è. L'immancabile avena. La sto utilizzando tantissimo al gusto vaniglia perché adoro farmi il porridge con l'aggiunta di lamponi o di ribes. Praticamente metto in una tazza normale da tè 30 o 60 grammi di avena in base al quantitativo che ho nell'arco appunto della giornata. Gli metto tre volte l'acqua, tè 30 per esempio, 90, 100 ml di acqua in aggiunta, se invece 60, 6, 12, 18, quindi 180 ml. E poi lo cuocio nel microonde dopo avergli aggiunto o 50 g di mirtilli e 50 g di ribes, o 50 g di ribes e 50 g di lamponi. Comunque questa frutta, i frutti di bosco generalmente che sono piccolini e soprattutto che danno un tocco di asprezza. Sono leggermente acidi rispetto invece all'avena, alla vaniglia, ma si sposano perfettamente. Adoro farlo anche col kiwi, che è sempre appunto acido. Ho preso il pacco da un chilo. Quando mi stanco dell'avena aromatizzata invece vado con i fiocchi di avena e faccio il porridge proteico con l'aggiunta di albumi direttamente, come trovate appunto sul mio blog. Ho preso poi, passando all'ambito abbigliamento, i guanti da pesi, bellissimi. Ho deciso di prendere questi perché me l'ho stufata del solito fucsia iperfemminile, e poi soprattutto perché mi sembrano molto molto più resistenti. Ho preso una taglia small, penso siano unisex, e diciamo che, vedete, hanno la fascia e si possono anche stringere qui, vestono benissimo e hanno poi il gommino qua. Anche perché negli ultimi mesi non ho più usato guanti, essendomi sì rotti quelli vecchi, e mi sono riempita di calli. Molto femminile, vero? Poi, rimanendo nell'ambito abbigliamento, avevo il completo senza cuciture, la leggings grigia, diciamo melange, con la fascia con scritto MyProtein verde, e ovviamente ho voluto fare il completo. E ho preso questa felpa super calda con il cappuccio e la cerniera con il logo, bellissima. Anche perché il tempo sembrava fosse venuta l'estate, invece oggi è tornato il diluvio universale, sono tipo 12 gradi, quindi un freddo cane. Ultimo prodotto acquistato su MyProtein, ho voluto usufruire anche io dei saldi pasquali, visto che c'era tipo fino al 70% di sconto più il 18% con il codice MyPasqua. Ho preso queste leggings che sono tornate finalmente disponibili. Per quanto riguarda le leggings, io prendo la S di queste qui. Se invece sono scritte in taglie anglosassoni, prendo una 8. Diciamo che la 8 equivale ad una small, mentre la 6 equivale ad un XS. Io mi trovo bene con la small, anche perché odio le cose troppo attillate o comunque che mi diano quel senso di costrizione. In ogni caso, questa linea senza cuciture con la banda bordeaux, in questo caso, è davvero bellissima. È priva di cuciture, veste una vita alta e vestono benissimo appunto su tutto il gluteo e sulla gamba, quindi ve le straconsiglio. Andando al di fuori dei prodotti MyProtein,
Spesso vedete nelle mie storie su Instagram che per bere più acqua consumo i Bolero. È chiaro che anche qui ci deve essere comunque una regola, nel senso che non se ne può abusare, perché comunque non sono prodotti naturali, sono dolcificati con stevia, sono a zero calorie, però come tutte le cose ci vuole un minimo di moderazione. Andando incontro però all'estate, alla voglia appunto di bere e soprattutto alle maggiori occasioni di essere in giro per gli aperitivi, ho deciso di fare il pieno di Bolero, i miei attuali gusti preferiti. Frutti di bosco, ho preso il pacco da 24, ananas, è buonissimo, mi devo fermare per non finire un litro e mezzo d'acqua istantaneamente, e da amante del succo alla pera fin da bambina, il mio preferito, pera è decisamente number one. Penso che il succo alla pera sia nei miei più dolci ricordi. Inoltre, proprio per quelle occasioni aperitivi, ho preso iced tea al limone e iced tea alla pesca. Diciamo che in questo modo riuscirò a fare gli aperitivi in compagnia, che non perché non voglia bere, ma perché comunque non mi piacciono gli alcolici in linea di massima. Bevevo una volta lo spritz, ma tanto per, e quindi mi porto dietro la mia bustina di Bolero, così mi posso fare l'aperitivo con le amiche, sgranocchiare qualcosa, però almeno non mi sento una asociale. Nelle mie storie avete visto anche che ho ordinato questo prodotto, Cortisol Blocker della Amix. Si tratta, vi dico subito che cosa contiene, si tratta di un integratore alimentare a base di triptofano, tirosina, bacopa monnieri, acido alfa lipoico e vitamina B6. La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico, alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, e in particolare può aiutare in periodi di maggiore stress a combattere appunto i livelli del cortisolo. Si consiglia di assumere una capsula al giorno, dopo in associazione ad un pasto, dopo l'allenamento. Assumere con abbondante acqua, quindi presenta fosfatidilserina, triptofano, tirosina, acido alfa lipoico e vitamina B6. Questo ve lo mostro